C'è un nuovo caso di contagio a Sciacca. La notizia è stata formalmente comunicata questa mattina al sindaco Francesca Valenti di Agrigento. La nuova persona positiva è la moglie di uno dei tre attuali contagiati in città. Con il nuovo caso salgono adesso a quattro gli attuali positivi a Sciacca e dopo giorni in cui non si registravano altri contagi. Dunque in città sono adesso 26 i casi accertati dall'inizio dell'epidemia, di questi 18 sono i guariti e 4 i deceduti. La situazione a livello provinciale registra un nuovo caso di contagio anche nel comune di Licata, mentre una delle persone attualmente ancora positive è stata dimessa dall'ospedale in cui era ricoverata e terminerà il periodo di quarantena in attesa dei tamponi che confermino la guarigione in una residenza sanitaria assistita della provincia di Caltanissetta. E quanto si evince dal consueto report fornito ieri sera dall'azienda sanitaria provinciale, che di giorno in giorno è sempre più dettagliato con il resoconto dei tamponi effettuati ma anche della situazione nei vari comuni. Report che ovviamente non tiene conto del nuovo caso di positività accertato questa mattina a Sciacca. Secondo l'Aspedi Agrigento, quindi dall'inizio dell'epidemia sono stati effettuati nel territorio agrigentino 4.622 tamponi, 273 nell'ultimo. Giornata. Di questi sono risultati positivi 124 soggetti. Sono 35 in tutta la provincia le persone ancora contagiate. 8 di queste sono ricoverate negli ospedali di Caltanissetta, Marsala, Palermo e Partinico, altre due in residenze sanitarie assistite della provincia di Caltanissetta. 26 sono i soggetti in quarantena obbligatoria, 75 le persone guarite e 13 i deceduti. Questo è il dettaglio per singoli comuni. Un caso di positività rispettivamente a Santa Margherita Belice, Palma di Montechiaro, Naro, Licata e Favara, 5 a Campobello di Licata, 4 ad Agrigento, 3 rispettivamente per Canicattica, Seltermini e Ravanusa, Due soggetti ancora positivi rispettivamente per Menfi e Realmonte. Risulta ancora un caso a Lampedusa, ma di pertinenza dell'ASPE di Palermo. Numeri che dimostrano come la situazione del contagio in provincia sia fortunatamente sotto controllo, soprattutto nelle ultime due settimane. L'auspicio è che questo trend possa trovare conferma anche nelle prossime, dopo la riapertura da ieri di diverse attività commerciali e artigianali e soprattutto l'allentamento delle maglie con gli spostamenti consentiti in ambito non solo locale e regionale. Un quadro stabile che trova conferma anche nei dati diffusi ieri pomeriggio dalla Regione siciliana. Continuano a registrarsi nuovi contagi ma con numeri assolutamente accettabili. Nel dettaglio in Sicilia dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 87.166.211 in più rispetto alle ultime 24 ore di riferimento. Su 79.336 persone, dall'inizio dell'epidemia sono risultati positivi 3.255 soggetti. L'incremento è stato di 15 nuovi casi, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 persone. Altre 14 le guarigioni per complessive 809 persone, mentre 244 sono stati decessi dall'inizio dell'epidemia ad oggi, altri due casi nelle ultime 24 ore di riferimento. Diminuiscono lentamente anche i ricoveri: degli attuali 2.202 positivi, 403 pazienti meno 9 quindi sono ricoverati, di cui 27 in terapia intensiva, mentre 1.799 sono in isolamento domiciliare. Poca gente si reca in ospedale, accessi precipitati al pronto soccorso. Andando avanti così, la qualificazione dell'ospedale di Dea e Spock è a rischio. Questo è il commento al nostro telegiornale del senatore pentastellato Rino Marinello. Da gennaio ad aprile di quest'anno rispetto allo scorso anno abbiamo 2.000 accessi in meno. Cosa significa? Che a medio e lungo termine il Ministero, non l'assessorato, dirà ma ci sono meno accessi in, in ospedale a Sciacca, quindi è opportuno declassarlo. Rino Marinello ribadisce la sua proposta di istituire un reparto di malattie infettive nel blocco separato del Giovanni Paolo II, quello tuttora occupato dagli uffici e dal poliambulatorio. Io ho invitato la Sindaco, ma non solo, a fare un tavolo tecnico dove vorrei essere invitato non solo perché sono operatore sanitario da 33 anni in area di emergenza, che conosco la realtà, ma conosco, sono anche una memoria storica di quello che è successo. Il progetto in origine era questo, dice Marinello, se ora non si vuole più procedere vorrei conoscerne le motivazioni. Quando hanno fatto il progetto di questo ospedale nuovo, Giovanni Paolo II, e allora ricordo benissimo, allora c'era il Presidente Gaetano Gulotta, che è stato anche Assessore alla Sanità, aveva identificato un'area completamente indipendente dal complesso principale che era destinato a malattie infettive lei avrà saputo che io sono in possesso di quelle planimetrie, quindi non me le sono inventate, quando io parlo parlo con date di fatto e ci sono, erano previsti 20 posti letto, poi per motivi che io non so, sono state destinate ad uffici gli uffici non verrebbero per niente ad essere penalizzati così come il polombolatorio perché benissimo nell'edificio 3 ci possono andare, deve considerare che molti sono andati in pensione anche con la quota 100 quindi ci sono spazi vuoti ognuno può dire la sua, io non è che Dico che la mia è la cosa assoluta che si deve fare, ma quantomeno confrontiamoci. Per Rino Marinello, questa proposta è indipendente dalla gestione sanitaria del Covid-19. Una cosa è l'ospedale Covid, il punto di accesso, Covid e non Covid. È un discorso delle malattie infettive. Sono due cose distinte che vanno a completamento: vanno a completamento. E l'unico ospedale che può essere, dove si può trovare questa soluzione è l'ospedale di Sciacca. E allora io vorrei che mi si dica, però, con date di fatto, quello che dici tu è sbagliato. Però me lo devono dimostrare perché io sono nelle condizioni di dire l'esatto contrario. Marinello che prende atto dell'orientamento del parlamentare regionale Matteo Mangiacavallo di puntare sull'ospedale di Ribera come centro di malattie infettive. Possiamo facendo. dire che lei si aspettava un sostegno maggiore a questa sua proposta? No, no, il sost... anche dal suo stesso partito, se posso permettere. Il suo partito fa le dovute considerazioni. Qua c'è Matteo Mangiacavallo che può dire anche la sua. Io parto da un concetto, io parlo principalmente da medico, non parlo da senatore, ma parlo anche anche come senatore della Repubblica, facendo parte della dodicesima Commissione Sanità, e sono in linea perfetta con quanto detto dal Ministro Speranza, cioè una struttura ospedaliera che abbia le capacità, purtroppo ahimè, la potenzialità che altri fenomeni epidemici o pandemici si possono verificare. Allora non facciamoci trovare completamente scoperti. Abbiamo avuto il declassamento dell'ufficio delle entrate, abbiamo un tribunale, abbiamo un carcere, io come lei sa ho fatto anche una nota per cercare di recuperare quell'importo che era stato assegnato per l'edificazione di un ospedale nella zona di Santa Maria. Abbiamo un porto, e una zona balneare, abbiamo le terme chiuse, che cosa dobbiamo cercare? Quindi io dico spogliamoci da quelle che sono il discorso politico. Non parliamo di idea di Rino Marinello, parliamo di idea di Tano Gulotta che l'aveva già manifestato e la portiamo avanti. Il Consiglio comunale di Sciacca sarà convocato per la prossima settimana. Lo ha annunciato questa mattina il presidente Pasquale Montalbano dopo che giusto ieri era arrivata formale richiesta da parte di alcuni consiglieri di opposizione. Il Consiglio Comunale di Sciacca si svolgerà in videoconferenza, in attesa che ci siano le condizioni ideali di sicurezza per tornare a convocare consiglieri nel luogo deputato, ossia l'aula consigliare Falcone Borsellino di Palazzo di Città. Una scelta, precisa Pasquale Montalbano, assunta nel rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali da un lato e rispetto del diritto alla salute di tutti i partecipanti dall'altro. Una decisione che è maturata nelle ultime settimane e che oggi si è concretizzata con l'affidamento ad apposita ditta specializzata del servizio di videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale di Sciacca e di tutte le sue articolazioni. Commissioni consiliari, conferenza dei capigruppo, ufficio di presidenza. Il Consiglio comunale di Sciacca è pronto dunque a riprendere l'attività con la modalità telematica che sarà limitata, annuncia Montalbano, ad un breve periodo di tempo e che appena le condizioni sanitarie e normative lo consentiranno, riprenderà dall'Aula consigliare del Comune di Sciacca. La data della seduta annunciata per la prossima settimana sarà assunta dopo la conferenza dei capigruppo che servirà anche a decidere l'ordine del giorno. Sarebbe opportuno che il sindaco di Sciacca Francesca Valenti facesse un po' di chiarezza attraverso apposita ordinanza, così come hanno fatto altri sindaci in vista del passaggio dalla fase 1 alla fase 2, per spiegare quali sono le regole generali da rispettare dal 4 fino al 17 maggio, ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali, considerato che in talune circostanze tali provvedimenti rimandano alcune decisioni proprio agli stessi sindaci. E questa è questa la richiesta avanzata oggi al primo cittadino dai consiglieri comunali di Centrodestra Calogero Bono, Giuseppe Migliotti, Salvatore Monte, Gaetano Cognata, Lorenzo Maglienti, Silvio Caracappa, Carmela Sant'Angelo e Pasquale Bentivegna. Ritengono che ci sia l'esigenza di regolamentare nel dettaglio i diversi aspetti della quotidianità, così come ha fatto, per esempio, il sindaco di Ribera Carmelo Pace con una ordinanza molto circostanziata. Pur comprendendo le diverse incombenze. A cui sono sottoposti i sindaci in questo momento. Per il centrodestra a sciacca spesso su quasi tutto si arriva troppo in ritardo. E alla luce della grande indecisione che ancora regna sovrana sui comportamenti da tenere nella fase 2 iniziata ieri, Bono Milioti, Bentivegna, Cognata, Monte, Caracappa, Maglienti e Sant'Angelo oggi chiedono al sindaco di non aspettare ancora e di emettere un'ordinanza che risponda in maniera chiara a diverse indicazioni. a cominciare da orari e giorni di apertura e chiusura delle attività commerciali autorizzate precedenti e nuove, orari e giorni in cui può essere effettuata la consegna a domicilio e l'asporto per le attività di ristorazione, pub, bar e pasticcerie, ma anche attraverso quali modalità si procederà con la distribuzione delle 45.000 mascherine ai cittadini saccensi e quando inizierà la distribuzione? Ed ancora attraverso quali modalità le strutture comunali, ville, parchi, cimitero e impianti sportivi torneranno fruibili da parte della cittadinanza se gli ingressi saranno contingentati e se questi luoghi sono stati sanificati. Per i consiglieri di Centrodestra occorre inoltre capire come sarà gestito l'accesso sui mezzi pubblici. Così come occorre integrare le modalità di uscita delle famiglie che appartengono allo stesso nucleo familiare, dando l'opportunità di spostarsi con un unico mezzo. Ed ancora, indicare quali aree pubbliche e comunali rimarranno aperte e quali saranno chiuse. Le modalità con le quali possono uscire i minorenni e i maggiorenni in possesso di motocicli. Spiegare se è possibile fare attività motorie in spiaggia e per finire chiarire le modalità di vendita nelle aree destinate ai mercati rionali chiarendo la questione ambulanti. Senza alcuno spirito polemico concludono gli otto consiglieri di centrodestra invitiamo il sindaco a non perdere altro tempo e ad emettere un'ordinanza con le necessarie integrazioni e con le indicazioni proposte illustrandone i contenuti attraverso un videomessaggio alla città. Da ieri è riaperto il cimitero di Sciacca, si può accedere per brevi visite muniti dei dispositivi di protezione e non più di 30 persone per volta. E già da ieri ma anche oggi tantissime le persone presenti che hanno deciso di ritornare a fare visita ai propri cari defunti, abbiamo raccolto le opinioni sia di alcuni visitatori sia di alcuni esercenti commerciali che operano all'esterno del cimitero. Dopo due mesi, finalmente si può tornare al cimitero. Lei è subito venuta, insomma. Sì, sì, da mia madre. Sono pochi mesi che è morta, quindi. La prima cosa, questo è il mio primo pensiero. E, e soprattutto sì, per andare a trovare mia madre, ma anche perché è stato tutto il tempo con diciamo, l'acqua sporca. Pensavo. Poi quando si rientra c'è sempre troppo. Sì, col caldo poi che c'è, uno può so, so sviluppare anche altre malattie, altro che coronavirus, uno va là, <ride> altro che uno va a pulire, insomma, e poi trovare i nostri cari. È... è stata una cosa bella prima. Eh, però non mi piace il fatto che si deve entrare, cioè a file, il cipidere è grandissimo. Io dovrei andare al campo numero 8 ma non c'è quasi mai nessuno. Non è che siamo messi come le sarde, neanche sono una signora cretina. Mi so guardare da, da, da questo. Come ha vissuto la chiusura del cimitero in questi due mesi? Beh, non tanto bella, perché il cimitero che c'entra? Morti mica ti mischiano niente. Ci dobbiamo guardare dai vivi, a come ho capito, <ride> giusto? E non mi è piaciuta questa, questa cosa del sindaco che ci ha detto di chiudere i cimiteri, non esiste. Li mantenevo anche prima io le distante perché sono un tipo. ho sempre la testa di... Cermi e battere, sa come, perché ultimamente siamo troppi eh, nel mondo, diciamo, no? Perciò una si guarda bene, però questo discorso di chiudere il cimitero. Le chiese va bene perché fa il segno della pace, ma il cimitero no. Fare entrare la gente a poco a poco secondo me non ha senso, perché l'assemblaggio non si fa dentro il cimitero, si fa fuori il cimitero con la gente davanti alla porta che aspetta. Cioè per me è una cosa assurda, poi la gente viene, poi la domenica, questa domenica che viene è la festa della mamma. Dico il cimitero è chiuso, Ma per me è una cosa sbagliata, sia per noi, noi commercianti che abbiamo avuto delle batoste di quelle numero uno. Ora ci tocca sopportare pure questa chiusura, non so fino a che punto si può reggere. E poi uno deve cambiare mestiere, non so fino a, fino a che punto può reggere una persona. L'abbiamo vissuta male perché giustamente mio papà ha un anno che non c'è più e quindi siamo qua per adesso. Anche per l'accesso al cimitero ovviamente attenzione alle distanze diciamo, fisiche, la mascherina. Certo, tutte cose a distanza e andiamo avanti. Come valuta la disposizione di entrare 30 persone per volta? Bene. Perché non si sa mai con questo virus, insomma, non sappiamo come è, è, ancora non lo conosciamo bene. Quindi... Oggi ha notato diciamo, un movimento qua al cimitero? Ma io eh, ho la cappella per fortuna, insomma, all'inizio del cimitero, non è che ho visto granché, ma comunque ieri mi hanno detto che c'era tantissima gente che aspettava il turno per poter entrare e tutto. Come ha vissuto la chiusura del cimitero in questi due mesi? Grave economicamente grave perché specialmente noi qua a fiorai che siamo qua semplicemente al cimitero come posto di, di vendita naturalmente è mancato un certo introito eh, abbastanza forte insomma ecco. In questi due mesi cosa avete fatto del vostro materiale? L'abbiamo buttato, abbiamo buttato circa, non lo so quantificare, però un mare di, 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 di fiori sono andati via praticamente, sono persi, è qualcosa di perso. Buttati migliaia di euro di fiori, non solo noi ma anche i produttori. Hanno tutto buttato perché i fiori, se fioriscono, si devono buttare. La, la vostra attività avete richiesto diciamo, aiuto al governo con i vari decreti? Ancora no, soltanto i 600 euro e basta, poi si vedrà. Cassa integrazione in deroga, finalmente qualcosa si muove dopo due mesi di attesa da parte di migliaia di lavoratori in Sicilia. Una vicenda che ha generato forti proteste anche a Sciacca, come conferma il segretario della Camera del Lavoro, Franco Zammuto. Ora, la cassa integrazione ordinaria già è partita e si, e si paga eh, da, da un po' di tempo, mentre quella eh, in deroga, cioè che dipende dalla Regione, è partita molto tardi e che adesso finalmente si comincia a vedere qualche cosa, qualche diciamo, cassa integrazione viene erogata già, però su 37.500 domande in, in tutta in Sicilia che coinvolgono 160.000 lavoratori purtroppo diciamo, eh, va troppo a rilento e la lagnanza eh, dei, dei siciliani pare ovvia tenuto conto della grave crisi che stiamo attraversando e che queste famiglie non riescono veramente a, a, a reggere e, e speriamo perché sono purtroppo poche migliaia quelle che fino ora hanno esitato. Comunque quelle della nostra provincia sono eragate dall'indice di sciacca, per cui qualche sollecito forse si può fare per fare in modo che si, si vada più speditamente. Una cassa integrazione che proseguirà anche se ci sono state già le prime riaperture a partire da ieri. Sì, sì, sì. Sì, 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 una cassa di integrazione che adesso garantirà il decreto nazionale, già si conosce e sono altre nove settimane, quindi che ver verrà reintegrata. Oltretutto, hanno bloccato anche i licenziamenti per fare in modo che possano essere inseriti quelli per i quali si pensava potessero essere licenziati. Queste sono diciamo, sicuramente buone notizie, il punto è che. Noi dobbiamo essere molto più spediti e la richiesta che si fa diciamo, agli organismi istituzionali sono quelle di fare in fretta perché la gente ora comincia diciamo, ad essere veramente, ad agitarsi e non vorremmo che questa agitazione diventi qualcos'altro. Matteo Mangiacavallo è stato tra i deputati regionali che nel momento del voto finale sulla legge finanziaria ha deciso di astenersi. Il resto del Movimento 5 Stelle invece ha votato contro. Una decisione a cui il parlamentare Sacenza non attribuisce grande importanza evidenziando come maggioranza e opposizione con i loro emendamenti abbiano lavorato in un'unica direzione. La mia, dice Mangiacavallo, una decisione di coerenza. Non si poteva bocciare questa legge finanziaria. Onorevole Mangiacavallo, un commento su questa finanziaria. Sono passati i punti che avevate diciamo proposto anche voi come emendamenti? Sì, parecchi emendamenti del Movimento 5 Stelle sono passati con eh, diciamo anche il parere favorevole del governo. Quindi c'era un clima d'aula diciamo, sostenibile, questa volta finalmente una finanziaria in cui maggioranza e opposizione fino all'ultimo hanno, hanno fatto a gara per presentare degli emendamenti che siano in linea con quello che è il periodo emergenziale. Qual è quello che secondo lei è più importante? Come emendamento? No, vabbè, eh, sono tanti emendamenti che vanno in quella direzione. Purtroppo stiamo parlando di soldi eh, che non sono ancora concreti, nel senso che devono essere ancora. entrare nella disponibilità, però quantomeno è un segnale che stiamo dando all'esterno. C'è stata insomma una differenza di posizione all'interno del Movimento 5 Stelle. Alcuni si sono astenuti, alcuni hanno votato contro. Eh, Sergio Tancredi ha votato a favore, qual è la sua riflessione? Vabbè, Sergio Tancredi lo ha manifestato un suo malessere. Eh, chi ha votato diciamo come me, eh, astenendosi, lo ha fatto perché in coerenza con quello che era il clima, non si poteva bocciare una finanziaria così. Insomma, non voglio, non voglio criticare gli altri, però io mi sono sentito di astenermi per questo motivo. Ma è una pagina che si chiude, un'altra che si apre oppure? Tutto normale, è un dibattito in corso. Se non fosse stato per gli emendamenti dell'opposizione, la finanziaria della regione non sarebbe stata d'aiuto ai siciliani. Questa è la valutazione del deputato Saccenze del Partito Democratico, Michele Catanzaro. Onorevole Catanzaro, questa legge finanziaria approvata dalla regione è andata nella prospettiva che anche, anche lei diciamo, auspicava dall'opposizione? Fortunatamente questa finanziaria è stata migliorata enormemente dalle opposizioni attraverso un dibattito d'aula importante e ci sono state molte cose che le opposizioni hanno inserito perché per com'era eh, il testo ovviamente andava modificato. Cose importanti che noi per il nostro territorio abbiamo inserito sono quelle che sappiamo sui canoni eh, irrigui dei consorsi di bonifica, sulla pesca, ma anche come quello dei 10 milioni di euro per i lavoratori stagionali e eh, poi molte, molte forme importanti sul, sulle attività produttive perché il governo regionale immaginava eh, diciamo una finanziaria per aiuto alle imprese attraverso i prestiti noi invece abbiamo fatto comprendere che per fare ripartire le nostre aziende le nostre imprese produttive ci sono due fondamentali argomenti da tenere che si chiamano liquidità e fondo perduto e queste sono le cose che noi abbiamo apportato per migliorare appunto questa finanziaria eh, che l'abbiamo fatto sia nelle commissioni di merito che nella commissione bilancio ma soprattutto in aula c'è stato un dipartimento dibattito acceso ma che è stato costruttivo e che è stato riconosciuto da questa maggioranza di governo. Ci sono anche alcuni titolari di Bed and Breakfast di Sciacca, tipologia ricettiva ricadente nella classificazione delle strutture extra alberghiere, nella lettera sottoscritta da Federalberghi e indirizzata al Presidente del Consiglio Conte, ai ministri Franceschini e Gualtieri. Fanno presente i titolari dei BNB che nell'ultimo decreto, quello che ha disciplinato le riaperture delle attività imprenditoriali, non è stato fatto alcun riferimento al loro settore. Chiedono così un'integrazione urgente attraverso l'introduzione di un emendamento che contenga la possibilità di una riapertura immediata dei bed and breakfast, poiché. Sostengono, è indubbio che grazie alla loro capillare presenza all'interno di molti territori possano fungere da supporto indispensabile in considerazione del riavvio di ulteriori attività produttive nel Paese e delle reali difficoltà che incontrano le strutture alberghiere che in questo particolare periodo storico non riescono a garantire una continuità di apertura e gestione. Soprattutto ritengono i titolari di BNB che le strutture ricettive extra alberghiere, per la loro stessa connotazione strutturale, ad esempio le case vacanza, siano in grado di garantire le adeguate misure di distanziamento sociale utile al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Inoltre, come più volte ribadito anche attraverso altre stanze presentate nel corso delle ultime settimane, gli albergatori chiedono, così come è previsto per le attività imprenditoriali, il riconoscimento di un sostegno anche per coloro che gestiscono strutture ricettive in forma non imprenditoriale, ovvero sia senza obbligo di partita IVA, ma in ogni caso regolarmente censite da regioni, province e comuni per le quali l'attività svolta rappresenta una irrinunciabile fonte di reddito. Si tratta di un sostegno, osservano, che potrebbe essere riconosciuto a condizione che la persona fisica titolare della struttura non abbia già goduto di altre forme di sostegno. Questione che ha visto anche una settantina di titolari di attività sottoscrivere una petizione in cui si fa notare proprio come il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quello del 26 aprile scorso, non abbia inserito villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case d'appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende agricole tra le attività autorizzate a poter rimanere in esercizio. Nessun aiuto da parte dello Stato per noi, eppure abbiamo mutui, affitti, bollette. Il nostro reddito veniva dalle nostre, dalle vostre case, ma adesso siamo rimasti soli. Vediamo allo Stato di puntare sul turismo. Hanno suscitato l'indignazione di tutto il mondo politico le minacce di morte all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. La lettera con le minacce è stata inviata alla sede dell'assessorato a Palermo il 14 aprile scorso, alcuni giorni dopo che l'autovettura di razza aveva subito dei danneggiamenti, ma la notizia è trapelata soltanto ieri. Entrambi gli episodi sono stati denunciati alle autorità competenti. Assessore, ci auguriamo di vero cuore che non prenda alla leggera questo scritto, altrimenti la aspetta una bella bara. Peccato perché lei è molto giovane, ma vivere sta solo a lei. Questa è una parte del contenuto della lettera, indirizzata a Razza, sottoposto a vigilanza da parte del Comitato per l'ordine e la sicurezza della Prefettura di Catania. Nella missiva contenente le minacce di morte si parla anche del processo di distruzione avviato nei confronti dell'ospedale di Noto, in provincia di Siracusa. All'assessore Razza sono arrivati e continuano ad arrivare intanto tantissimi attestati di solidarietà. Il primo ad intervenire a nome di tutto il governo regionale è stato il Presidente Nello Musumeci. Se qualcuno pensa con questi metodi di frenare l'azione di riordino e di bonifica portata avanti da Ruggero Razza nel mondo sanitario siciliano, ha sbagliato tempo ed obiettivo, ha dichiarato Musumeci. Spero tanto che gli inquirenti possano fare presto chiarezza sull'identità di questi vili e pavidi personaggi, ha concluso il Governatore. Tutto il mondo politico siciliano ha reagito con fermezza, solidarietà all'assessore Razza da parte di tutte le forze politiche presenti all'assemblea regionale siciliana, dal mondo sindacale, dalla Presidente della Commissione Salute dell'ARSE, Margherita Larocca Ruvolo, che lo ha invitato a proseguire con determinazione il difficile lavoro per il miglioramento del sistema sanitario regionale condanna del vile atto intimidatorio e piena solidarietà all'assessore Razza anche da parte del candidato a sindaco di Ribera Matteo Ruvolo e dei consiglieri comunali che lo sostengono C'è un altro soggetto guarito a Menfi tra i 12 risultati positivi al coronavirus e sale così a 10 il numero delle persone guarite Attualmente a Menfi è ancora positiva una sola persona. A darne notizia è stato il sindaco Marilena Mauceri. I soggetti in isolamento sono 147. Di questi, 103 sono risultati negativi e si è in attesa dei risultati dei rimanenti 44 tamponi. Nonostante l'impegno del governo regionale, in Sicilia solo il 20% degli operatori si sta adoperando per allestire gli stabilimenti balneari in occasione dell'avvio della fase 2 dell'emergenza coronavirus. E questo è il dato preoccupante che emerge da un'indagine effettuata da CNA Balneari Sicilia. Su un campione di oltre 200 operatori censiti dalla Confederazione, 4 su 5 dichiarano di non aver avviato le opere di manutenzione o montaggio delle strutture. Il risultato la dice lunga sul clima di incertezza che vive il comparto, afferma CNA Balneari Sicilia, e tutto questo nonostante le lodevoli iniziative delle istituzioni regionali in termini di accelerazione sull'estensione delle concessioni al 2033 e di esenzione dei canoni demaniali per il 2020. Gli operatori individuano le principali cause di tanta incertezza in due fattori principali l'assenza di regole rispetto alla salvaguardia della sicurezza pubblica per la gestione delle inevitabili prescrizioni e l'assoluta insicurezza, addirittura dell'avvio della stagione, mentre il 18 dei titolari degli stabilimenti balneari si dice preoccupato della riduzione drastica delle presenze. Invocata come prima necessità proprio la definizione di un protocollo chiaro e condiviso delle misure anti-Covid, ma anche un ampliamento provvisorio delle aree concesse per recuperare gli spazi persi dal necessario distanziamento sociale. Un terzo degli operatori si aspetta infine un necessario abbattimento dei costi del lavoro per la stagione che si spera prenderà il via nelle prossime settimane. Aiuole sistemate, fiori profumati e vialetti puliti. Si presenta così la villetta Lazzarini a Sciacca, un piccolo angolo di verde pubblico in pieno centro storico, ben tenuto grazie all'attività dell'unico addetto comunale che vi è destinato. Tante volte, nostro malgrado, siamo costretti a mostrarvi aree sporche con arredi danneggiati oppure piene di erbacce. Questa volta invece vogliamo dare spazio ad un aspetto positivo e all'attenzione e alla cura con cui questo lavoratore si occupa dell'area che gli è stata assegnata. L'auspicio è che si possa proseguire in questa direzione non soltanto per quanto concerne Villetta Lazzarini ma anche relativamente agli altri spazi verdi della città di Sciacca. Proviene invece dalla via Gramsci la segnalazione riguardante la mancata illuminazione della zona nelle ore serali e notturne. Alcuni residenti riferiscono che la via è completamente al buio da quattro giorni e sollecitano un pronto intervento di sistemazione per far tornare a funzionare l'impianto prima possibile. Al tempo del coronavirus, le attività del club fotografico amatoriale L'altra sciacca foto non si sono fermate. Sui propri canali social, il fotoclub ha svolto un servizio sociale dando comunicazione sui servizi di consegna a domicilio in questo periodo di emergenza e ha creato la rubrica dal titolo Sconsigli, una rubrica semiseria per fotoamatori distratti, una sorta di corso di fotografia misto tra serietà e umorismo. Le attività del club fotografico però stanno entrando nel vivo pur rispettando le misure del distanziamento sociale. Sfruttando infatti la metodologia della videoconferenza è stato dato il via al nuovo progetto Homework che era stato progettato e programmato a inizio del nuovo anno per omaggiare il compianto fotografo Pasquale Pilato. Prevede tra le altre cose anche una serie di incontri virtuali per approfondire alcuni aspetti della fotografia. Sabato scorso si è svolto il primo di questi incontri dal titolo Fotografia e Antropologia. Grazie allo studio e alla disponibilità di Antonino Carlino è stato possibile approfondire il legame tra i due aspetti, fino ad arrivare alla moderna fotografia, analizzando anche l'aspetto sociale delle feste tradizionali siciliane, con un particolare focus sulla festa saccense della Madonna del Soccorso. Il Libero Consorzio di Agrigento è intervenuto ancora una volta a sostegno delle famiglie bisognose. Nella prima giornata della cosiddetta fase 2 dell'emergenza, l'Ufficio di Protezione Civile ha consegnato al Centro Operativo Comunale di Licata il quantitativo residuo di generi alimentari acquistato grazie alla somma raccolta dai carabinieri del Comando Provinciale, che con grande generosità sono intervenuti con un ulteriore atto a sostegno della collettività e di assistenza alla popolazione. Via libera al tennis, tennis tavolo, windsurf, surf, vela in solitaria, pattinaggio, padel, pesca subacquea, nuoto e canottaggio individuale. Sono questi gli sport individuali che possono ripartire dopo il lockdown durato quasi due mesi. Lo chiarisce la regione siciliana sul proprio sito internet istituzionale. Ovviamente si devono rispettare le regole, prima e tra tutte, la distanza di sicurezza interpersonale. L'ordinanza della regione chiarisce ulteriormente che sono vietati tutti gli sport di squadra e viene specificato che l'attività sportiva deve essere svolta esclusivamente in forma individuale e non ammette né prevede alcun contatto fisico, preferibilmente in luoghi aperti. La circolare chiarisce inoltre che è ammessa la pratica di qualsiasi sport esclusivamente e rigorosamente in forma individuale che contempli l'utilizzo di un attrezzo. Oltre alle discipline già menzionate, spazio anche agli sport su due ruote, apnea, diving e nuote in acque libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione. Come previsto dall'ordinanza del Presidente della Regione, sì anche a canoa, canottaggio e vela, equitazione, golf e ovviamente atletica, ma anche alla pesca sportiva. La circolare dell'assessorato alla salute specifica inoltre che nei circoli e nelle strutture sportive private i legali rappresentanti dovranno far rispettare tutte le misure in materia di sanificazione, di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza. È vietato comunque l'uso di piscine e luoghi chiusi, quali palestre, sale di intrattenimento e non sarà consentito l'utilizzo delle docce. L'ingresso negli spogliatoi infine è permesso esclusivamente per l'uso dei VC che dovranno essere preventivamente sanificati. La circolare dell'assessorato alla salute chiarisce inoltre che l'ingresso ai soci presso le strutture sportive è consentito previa prenotazione. L'assessorato, per assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle disposizioni, ha previsto dei controlli nei circoli e le eventuali violazioni saranno oggetto di specifiche sanzioni. Palestina 1990, Isra ha 17 anni. E preferisce di gran lunga leggere piuttosto che intrattenere i pretendenti che suo padre le presenta. Eppure, nel giro di una settimana, la ragazzina sognante e ingenua si ritrova sposata e, insieme al neomarito, catapultata a Brooklyn. Perché Adam e la sua famiglia sono emigrati in America, sebbene ciò non significhi che la parola libertà esista tra le mura della nuova casa. Anzi, i suoceri Farid e Khaled, come lo stesso Adam, sono convinti che una donna serva solo per essere al servizio dell'uomo, che non debba parlare se non interpellata, che non abbia il diritto di sognare ma solo il dovere di fare figli, maschi, possibilmente. Brooklyn, 2008. Deja, è la figlia maggiore di Isdra e nonostante sogni di andare al college, anche se per lei è il momento di incontrare pretendenti, forse sarebbe tutto diverso se sua madre Isdra non fosse morta in un incidente insieme a suo padre molti anni prima. Ma la nonna Farida è determinata, come lo era stata con la nuora Isdra. Una donna è una donna e deve sottostare i suoi doveri, eppure il destino a volte sa prendere pieghe inaspettate. E quando Deja scoprirà la scioccante verità sulla storia dei suoi genitori, troverà la forza insperata di lottare per ciò che a sua madre non fu concesso avere. Un romanzo in grado di raccontare la battaglia silenziosa ma inesorabile delle donne che in America, come nel resto del mondo, lottano per avere voce. La donna senza voce, di Età Ferum, edito PM.